C'è chi si occupa dei giovani italiani, c'è chi si occupa del loro futuro, come per esempio Brain at Work, vale a dire Cervelli al Lavoro, un'organizzazione che sta dando la possibilità ai giovani, in partnership con le più importanti aziende del panorama italiano ed internazionale, sta cercando di dare appunto una possibilità ai nostri giovani. Ne parliamo con Pierpaolo Vicinanza, che è l'organizzatore di questo Brain at Work. Vicinanza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, ecco, per spiegare meglio qual è il vostro intento, Vicinanza, quali sono le finalità di Brain at Work? Beh, le finalità sono veramente semplici: di accorciare in qualsiasi modo le distanze tra chi sta cercando un lavoro e chi invece ne offre uno, quindi creare un vero e proprio ponte tra studenti, laureati e imprese. Oggi abbiamo la partecipazione di circa 50 realtà nazionali e internazionali del campo della formazione che incontrano più di 10.000 giovani. Oggi l'affluenza è altissima e registriamo, diciamo, già tantissimi colloqui da stamattina. Abbiamo l'apertura alle 9.30 e sono stati fatti già centinaia di colloqui di lavoro. Senta, sono presenti anche importanti aziende, abbiamo detto, del panorama italiano ed internazionale. Dunque, la vostra partnership con le stesse, che possibilità darà ai giovani, ovviamente fra i più meritevoli? Certo, allora le aziende, ne posso citare qualcuna. Di italiano abbiamo Inas Italia, abbiamo Alleanza Toro Assicurazioni, Videro Ciset, Ernest Young, anche se una multinazionale. Abbiamo Google, per esempio, come realtà internazionale, che arriva direttamente col quartier generale dall'Irlanda. Le opportunità sono tante, ci sono job vacancies sia in termini lavorativi sia in termini di inserimento lavorativo, come tirocini e apprendistato. Queste aziende sono qui oggi per cercare neolaureati brillanti da inserire in organico, con tutte le formule chiaramente possibili che hanno in azienda. Quindi sono tante, i colloqui si fanno direttamente presso gli stand, si possono consegnare i CV e far analizzare il CV direttamente dal responsabile risorse umane, quindi non ci sono hostess negli stand, gli stand sono in pratica la delegazione delle risorse umane staccata e mandata qui oggi. L'azienda, per l'azienda è un'opportunità ghiotta, perché in una sola giornata incontra diverse centinaia di studenti. Immagino che vi sia anche un criterio meritocratico che regola tutto questo. Quali sono i dettami? Assolutamente sì, il criterio è molto trasparente. L'azienda pubblica delle opportunità di lavoro a cui è possibile candidarsi direttamente sull'azienda e direttamente online, e lo studente si registra e inserisce il proprio CV completo e tutti i dati nella nostra piattaforma web e si prenota all'evento. Tutto avviene gratuitamente, ovviamente, e le aziende ovviamente lavorano a mercato, quindi ricercano il miglior neolaureato con il profilo più in linea con quello che è la loro job vacancy in quel momento proposta, quindi è veramente meritocratico. Nessuno ha, diciamo, qui è tra virgolette amici o conoscenze, si fa la fila fuori, si entra e hanno tutti varie opportunità. Bene, è encomiabile questa vostra iniziativa. Stiamo parlando, amici in ascolto, di 9.000 giovani, no? Che sono attesi, e quindi esatto, parliamo di un numero importante, no, Vicinanza? Sì, probabilmente da quello che l'affluenza da questa mattina registreremo gli oltre 10.000 giovani questa edizione. Le file si sono allungate, il momento storico è particolare, quindi c'è estrema attenzione anche verso queste manifestazioni, che consentono in una sola giornata di avere contatto con tante aziende, avere forti momenti di orientamento al lavoro. Qui ci sono, ricordiamo che ci sono le istituzioni presenti, anche i centri per l'impiego della provincia di Roma, il Comune di Roma con i tirocini che attualmente è in atto, quindi insomma. Bene, allora complimenti e ovviamente facciamoli lavorare questi cervelli, eh? Ci proviamo, la mettiamo tutta. Molto bene, grazie a lei. Grazie a voi. Grazie a Pierpaolo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie altrettanto a Pierpaolo Vicinanza, organizzatore di Brain at Work.